è stata intitolata a Santa Madre Teresa di Calcutta, la nuova casa di raccolta di indumenti per i bisognosi, inaugurata ieri sera a Biancavilla. La cerimonia si è svolta al termine di una santa messa vespertina celebrata nella chiesa annunziata da Don Mario Sirica, vincenziano e responsabile della locanda del Samaritano a Catania. Un corteo religioso ha attraversato le vie interne della parrocchia, raggiungendo poi la chiesa Tutte Grazie per il taglio del nastro da parte di Don Giovan Battista Zappalà, alla presenza del sindaco di Biancavilla, Giuseppe Glorioso, e di numerosi fedeli. Benedice questi locali al servizio della parrocchia dell'Annunziata e rendili punto di riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. I nuovi locali accoglienti ed adibiti alla raccolta di indumenti sono stati rimessi a nuovo grazie al gruppo giovanile parrocchiale Sicomoro, che in questi mesi ha voluto sistemare le stanze attigue alla chiesa Tutte Grazie e che ogni sabato dalle 15 alle 17 verranno aperte per la distribuzione. In seguito inizierà una campagna di sensibilizzazione relativa proprio alla raccolta di vestiario, ma non solo. Al termine della cerimonia, accanto alla chiesa, i presenti hanno vissuto un momento di fraternità e di condivisione. Soddisfazione è stata espressa anche da Don Mario Sirica per questo momento di solidarietà. È stata per me una gioia partecipare a questo momento di fraternità e di comunione della comunità di Biancavilla. Nell'inaugurare questo guardaroba, io chiamerei boutique, per la cura dei particolari, per la cura anche degli indumenti che vengono distribuiti alle persone che ne faranno richiesta. In quest'anno della misericordia questo è un segno concreto dell'amore della comunità di Biancavilla verso i più deboli. In un mondo dove si evidenziano sempre le cose negative, questi piccoli semi di amore e di bene fanno bene a chi li compie e alla comunità che li vive e a chi riceverà poi il frutto di questo impegno e collaborazione da parte della comunità parrocchiale di Biancavilla.